Buonasera e ben ritrovati, 21 e 23, rigorosamente in diretta, ennesimo appuntamento con il pallone in poltrona. In noi è svanito il sogno del Foggia di agganciare i playoff. La matematica, per la verità, tiene ancora in vita la squadra di De Zerbi, però insomma virtualmente il Foggia è fuori dai giochi promozione dopo la sconfitta di ieri a Lecce, i concomitanti risultati delle dirette concorrenti del Foggia. Parleremo naturalmente del momento rossonero. Da ieri sera però è cominciata inevitabilmente un'altra partita, perché tutte le attenzioni si spostano su quelle che sono le vicende societarie, con i dirigenti tuttora al lavoro per trovare risorse, per trovare nuovi soci in grado di garantire continuità al progetto. È stata però una giornata particolare, perché qualche ora fa ha parlato il tecnico Roberto De Zerbi in conferenza stampa allo Zaccheria e ha rilasciato anche delle dichiarazioni abbastanza importanti su quello che è il futuro. Lo sentiremo nel corso di questa trasmissione. Un De Zerbi che ha voluto chiarire alcuni concetti, ma soprattutto si è voluto soffermare sul futuro, rivolgendo, se vogliamo, una sorta di appello a quella che è l'attuale società. Parleremo, avremo tanto da dirci nel corso di questa puntata, avremo come al solito la possibilità di interagire con voi attraverso gli SMS e le telefonate quando si tratterà di dare il via al gioco. Intanto saluto Pasquale Bonfiglio. Buonasera Buonasera a Pasquale. tutti voi, vi aspettiamo i vostri messaggi 389-01-003. Passiamo invece a presentare quelli che occupano il nostro parterre questa sera, a cominciare, ritrovo con grande piacere per la verità, una delle memorie storiche del calcio foggiano, Peppino Affatato. Buonasera Peppino. Ciao, grazie e buonasera. Accanto a lui Umberto Della Martora. Ciao Carmine, buonasera a tutti e se permetti vorrei fare un saluto, un abbraccio virtuale ai nostri splendidi ragazzi in maglia rossonera e al loro tecnico, perché quest'anno ci hanno regalato una stagione davvero esaltante, ci hanno fatto divertire, ci hanno regalato delle partite che ci rimarranno nel cuore e anche se ieri a Lecce non è andata bene, io li ringrazio a nome, credo, anche dell'intera tifoseria. Saluto Gino Linciguerra, buonasera Gino. Buonasera, buonasera, mi associo pienamente a quello che diceva Umberto, quindi sono perfettamente d'accordo. Lino Mongello, buonasera anche a Ciao te Carmine, buonasera a tutti. Lino. È tornato dopo una settimana di stop forzato, era appiedato dal giudice sportivo anche lui. Sì, Mario sicuramente. Marucci, buonasera Salve, Mario. buonasera a tutti. E allora facciamo così, entriamo subito nel vivo della trasmissione e andiamo ad archiviare quello che è accaduto ieri, vedendo i risultati dell'ultimo turno di campionato di Lega Pro, 35esima giornata, girone C, come è cambiata la classifica. Certo, non ci fa piacere vedere risultati e classifica, anche perché insomma ci aspettano 3 turni di campionato, insomma, dove ci sarà poco da chiedere, se non quello di onorare, come si suol dire in questi casi, la maglia. E allora, Barletta Lamezia 3-3, Casertana batte Catanzaro 2-1, Cosenza Martina 0-0, Juve Stabia Salernitano 1-0, uno degli anticipi che avevano fatto insomma temere che questo turno non fosse particolarmente felice per il Foggia. Poi Lecce Foggia 1-0, 0-0 tra Lupa Roma e Melfi, 2-1 del Matera contro il Benevento, un risultato che, se vogliamo, già sabato, no, ha raffreddato un po' l'entusiasmo del popolo rossonero. Non a caso addirittura qualcuno, già col biglietto in tasca per la gara del Via del Mare, ha addirittura rinunciato alla trasferta, perché insomma deluso da questa vittoria del Matera, deluso anche dalla vittoria della Juve Stabia. Hanno battuto le prime due della classe, sono Terzo vittorie un po' quarto. che fanno per certi versi riflettere, perché insomma sappiamo, poi lo chiederemo anche a Peppino che è una memoria storica nel calcio, quello che accade soprattutto nelle ultime giornate. Potrebbe esserci stato anche un gioco d'esclusione, no? Lecce Foggia ai playoff probabilmente non è che farebbero comodo a chi poi i playoff dovrà giocarli. Messina Ischia 1-1 a Pagani, Aversa batte Paganese 1-0, Regina Savoia 2-2. La classifica, vediamo com'è cambiata dopo la 35esima giornata: Salernitana 76, Benevento 71, Juve Stabia 66, Matera 63, a chiudere momentaneamente quella che è la zona playoff. Qualche speranza la nutre ancora il Lecce, grazie a quella zampata al 92esimo minuto di Dumbia, che di punti ne ha 60. La Casertana forse ne nutre qualcosina
in più perché di punti ne ha 59, ma ha una gara da recuperare mercoledì, dopodomani. La Casertana sarà di scena a Martina, quindi ha la possibilità di salire, arrampicarsi a quota 62 con un solo punto di distanza dalla Matera. Foggia 57, poi Catanzaro 49, quelle che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, Barletta 45, Cosenza e Lamezia 43, Melfi 42, Martina e Lupa Roma virtualmente salve, anche se manca la matematica, 37, chi rischia un tantino è la Paganese che ha 35 punti, poi Ischia e Messina 30, Versa e Savoia 28, già matematicamente retrocessa dopo la pesantissima penalizzazione di 12 punti nella scorsa settimana, che ha fatto salire a 16 addirittura i punti di penalizzazione per la Regina. Prossimo avversario del Foggia sabato. Viene da sorridere perché si gioca sabato alle 17.30 allo Zaccheria. L'intero raggruppamento, in pratica il girone C, giocherà giocheranno tutti sabato alle 17.30, perché la Lega ha detto così per garantire la regolarità del campionato. Però si consente di recuperare una gara con 20 giorni di differenza, perché poi si consente alla Casertana di giocare il 22 aprile una gara che non è stata giocata a fine marzo. Insomma, parlare poi di regolarità, no Peppino? Stona un po' poi per certi versi, no? Sto fatto qua dalla Casertana, un po' reso non leggibile la classifica qualche domenica fa, insomma, perché sembrava che la Casertana fosse stata tagliata dai giochi, invece con questo recupero può rientrare in maniera ottimale, insomma. Peppino, hanno perso le prime due, ha perso la Salernitana, ha perso il Benevento. Qualcuno ha malignato, detto, ma vabbè, qua insomma, o ci gira tutto storto, o perché qualcuno ha paura del Foggia, ha paura forse del Benevento. No, vabbè, io questo non lo penserei, perché la Juve Stabia e Salernitana là c'è una rivalità sportiva, quindi molto sentita, per cui non la Salernitana poi. Diciamo, la serenità per quanto riguarda i playoff non c'entra niente, insomma, perché trovandosi al primo posto è fuori da questa discussione. Il problema è più del Benevento, perché il Benevento hanno messo fuori l'allenatore. Oggi è saltato, o meglio, ieri è saltata la panchina di Brini, c'è stata una soluzione in famiglia perché è stato sostituito da un tandem, Landaida Cinelli. Landaida, tra l'altro, il genero di Vigorito, che è il patron del Benevento. Quindi non è possibile che possano aver determinato un accordo preventivo, eccetera, perché non portava vantaggi a nessuno, insomma, in poche parole. Sì, è vero che portare Lecce e Foggia ai playoff avrebbe avuto tutta un'altra valenza, ma non credo che si poteva. Ma queste cose sono mai accadute? Sono sempre accadute, ma in questo caso la vedo molto. In questo caso non credo, insomma, che sia potuto accadere una cosa del genere. Noi chiaramente speriamo che non sia così, perché chi vuole bene al calcio spera sempre che tutto vada all'insegna della regolarità. Un Benevento, insomma, che c'ha l'allenatore, perché si è stato mandato via, perché già c'era una situazione che pendente, perché il Benevento viene dalla sconfitta di Matera, quindi non ha passato una settimana facile, quindi non poteva assolutamente mettersi d'accordo per perdere la partita, in poche parole, non esiste, insomma. Personalmente credo che peggio di Brini a livello di gioco è difficile, forse neanche Marucci ci riuscirà. Poi devi sapere che man mano che si avvicina verso la fine del campionato, il giocatore stesso ha interesse a impegnarsi, a mettersi in luce, perché adesso si arriva alla scadenza di contratto, quindi alla possibilità di rinnovo, alla possibilità di essere visto, avere delle prospettive diverse, quindi nessuno si tira indietro qui. Nelle ultime gare, sai, è importante per il prosieguo. Facciamo così, allora ci vediamo, le commentiamo insieme le immagini salienti di Lecce Foggia, di questa partita che di fatto ha escluso ormai il Foggia dalla lotta per un posto ai playoff. Ce l'avevamo un po' tutti sperato, no? Sapevamo tutti che comunque il compito era, non dico ai limiti dell'impossibile, ma quasi. Però insomma, una vittoria a Lecce avrebbe comunque tenuta accesa ancora la speranza, perché Foggia sarebbe rimasto a 3 punti, e 3 punti a 3 giornate alla fine si possono sempre recuperare. Gara cominciata con un mazzo di fiori sotto la curva occupata dai tifosi leccesi. Foggia, tra l'altro, seguito da circa 250 tifosi al Via del Mare, e ci sono stati dei pullman messi a disposizione gratuitamente per
i tifosi rossoneri. Lecce in pratica direi quasi sempre padrone del campo. Qui abbiamo visto un'occasionissima capitata sui piedi di Dumbia, neutralizzata da Narciso, bravo in due occasioni anche su questo tiro dalla distanza di Lepore, ancora, ancora imbucata centrale, e Dumbia che fallisce una clamorosissima occasione da gol, salva ancora Narciso e poi Potenza mette in calcio d'angolo con il rimpallo. La girata ancora di Dumbia parata da Narciso. Qui siamo verso il finale della prima frazione di gioco, c'è questa girata di Lepore terminata lontana dal palo alla sinistra di Narciso. Il Foggia si fa vedere al minuto 48, pensate, questa è la prima conclusione a rete, chiamiamola così, di Bencivenga, prima conclusione a rete del Foggia. Foggia che soffre ancora, vedete cosa sbaglia Mannini, qui qualcosa di clamoroso, una sorta di rigore in movimento. Insiste il Lecce, 51esimo minuto, conclusione dalla distanza, nessuno però riesce a trovare la zampata vincente sotto porta, ma è un monologo della squadra di Bollini che ha un'altra occasionissima, e Narciso è strepitoso a stoppare questo tentativo della formazione leccese. Foggia sfortunato in questa occasione, al 58esimo su calcio di punizione di Sainz Mazza, palo pieno e risultato che non si schioda dallo 0-0. Ancora Mischia furibonda, altra parata importante di Narciso, il Lecce le prova tutte, il Foggia nel frattempo si dispone col 4-2-3-1, ma inevitabilmente concede qualche ripartenza a campo libero alla squadra salentina, che si rende pericolosa, che va in gol anche con Abruzzese al 79esimo minuto, ma il gol è annullato per fuorigioco. Poi magari vedremo tutti gli episodi chiave. Alla... Eccolo qua, lo rivediamo già alla Moviola. Beh, insomma, la posizione di fuorigioco sembra nettata. Così come qualcosina ci sarebbe da dire anche in occasione del gol che ha deciso poi il derby. Lecce ancora pericolosa, qui Dumbia non riesce a dare forza e si divora un'altra occasione da gol, ancora Lecce, Foggia però costruisce la palla, eccola qua, una palla gol davvero importante all'83esimo minuto, azione che parte dai piedi di Leonetti, poi c'è Sicurella, i due neoentrati, eccolo qua, il colpo di testa di Cavallaro, il pallone passa sotto le gambe di Scuffi e il pallone si spegne però in calcio d'angolo, e al 92esimo minuto eccolo qua il gol che decide il derby. Zampata di Dumbia, 1-0 Lecce, game over, finisce qua forse il campionato del Foggia. Se rivediamo il gol al rallenti, non in questa, se riusciamo a rallentare l'inquadratura larga del gol, perché insomma a noi ci è sembrato fuori gioco, vediamo se riusciamo attraverso la nostra regia, eccola qua l'inquadratura larga, no non è questa, non è questa, no, siamo all'82esimo qui ancora, bisogna andare al 92esimo minuto, bisogna quindi andare molto più avanti. Questa è l'occasione di cui parlavamo prima del Foggia capitata sulla testa di Cavallaro, eccolo qua il gol. Allora fermiamoci già qui. C'è una posizione, credo però sia in linea. Avanti. Cioè, questo è il piede, secondo me. Eccolo qua. Dal momento in cui si stacca il pallone, credo che forse sia fuori gioco già in questo momento. Sì. Guarda lì, anche posizionato tosto. Guarda bene, io, però posizionato bene. Male. Beh, il gol forse era da annullare. Era da annullare, no? Era da annullare. E forse c'è il fuorigioco anche al momento del passaggio per Dumbia. C'è un doppio fuorigioco. Adesso rivediamo. Allora, qui c'è fuorigioco tutta la vita. Eccolo qua, vediamo quando si stacca il pallone. Bisogna fermiamoci, la palla. Credo che ci siano due fuorigiochi. Sarebbe cambiato poco ai fini della classifica, però insomma. Speriamo fuori tutti e due. Forse l'unica soddisfazione, tra virgolette, soddisfazione sarebbe stata quella di escludere anche il Lecce. Anche se, insomma, per il Lecce la vedo sinceramente dura. Archiviamolo questo discorso, perché ormai, insomma, la partita è finita, forse il campionato pure, dicevamo, De Zerbi oggi in conferenza stampa ha detto noi comunque abbiamo il dovere di fare il nostro lavoro fino al termine del campionato, abbiamo il dovere di provare a conquistare 9 punti per due motivi, il primo perché la matematica non ancora ci condanna, il secondo è perché abbiamo il dovere di onorare la maglia che indossiamo e insomma onorare anche il lavoro per il quale veniamo
pagati, e d'altronde De Zerbi ha certamente ragione. Il motivo della conferenza stampa però è stato altro, insomma, perché De Zerbi ha voluto parlare del futuro. Tra un po' ne parleremo, subito dopo la pausa pubblicitaria. Prima però vado da voi qui, abbiamo sentito Peppino, un commento rapido anche sulla partita di ieri ad Umberto Della Martora, Gino Vinciguerra, Lino e Mario Marucci. Carmine, ieri non era facile affrontare il Lecce quando ti mancano titolari come Gerbo, come Sarno, come Gigliotti e Iemmello a mezzo servizio, Quinto e Potenza recuperati all'ultimo momento. Quindi una squadra che sicuramente fisicamente non godeva di buonissima salute e si è visto in campo. Si è visto in campo perché purtroppo, insomma, quando le assenze di tanti titolari così importanti sono poco sostituibili, diventa davvero un'impresa doversi giocare la partita contro una squadra che io definisco titanica per la Serie C come il Lecce. Anche se il Lecce poi, quando ha incontrato il Foggia a ranghi completi, lo abbiamo visto nel girone di andata, insomma, li abbiamo messi sotto e li abbiamo battuti. C'è stata anche una mezza polemica tra De Zerbi e Bollini, più che altro in diretta, venuta fuori a mezzo stampa, perché De Zerbi a fine gara, parlando del Lecce, ha detto: capisco, Bollini, a mio modo di vedere, soffre troppe pressioni per inesperienza. Ha replicato Bollini, sono 28 chiarendo che aveva nella settimana che ha preceduto il derby fatto i complimenti a Brescia, che è il vice di De Zerbi e che lui conosce bene per averlo allenato, e complimenti al direttore sportivo di Bari, che ha definito grande, competente di calcio, evitando però di nominare la dialettica ci sta, e dicendo: beh, l'inesperienza parla la mia carriera, perché chi allena da quasi 20 anni come me non si può definire un allenatore inesperto. Vabbè, al di là poi dei giochi, vabbè, però forse parole. Bollino ha dimenticato qualcosa, che mentre lui come calciatore Bollino era assente ieri, infortunato. Mentre lui come calciatore non è che abbia ottenuto dei risultati eclatanti, insomma, il signor Roberto De Zerbi ha giocato anche la Champions, quindi, cioè, voglio dire, ha militato in squadre di una certa importanza come il Napoli, come lo stesso Foggia. Si sbraccia Mario Marucci. Che è successo? Sì, non capisco perché ci sia stata questa polemica tra De Zerbi e Bollini. Forse perché De Zerbi è stato capace di secondo dare un gioco alla squadra. Bollini è un buon allenatore, secondo me non è male. Io questa la vedo una polemica sterile, anzi mi meraviglio che De Zerbi sia sceso in polemica in questo. C'è da dire un fatto importante: il Foggia non è più il Foggia, non è da questo momento, è da tanto tempo. Voi siete buonisti in questo senso. Io ieri a Lecce ho visto qualcosa di escluso l'azione di la punizione di Sainz Mazza e il colpo di testa sfortunato di Cavallaro, per il resto è stato un dominio assoluto del Lecce. Il Foggia non è proprio esistito. Lasciamo stare Gerbo, che ormai ce lo siamo dimenticati. L'abbiamo visto. Ma è stata una perdita importante per il Foggia, Su Sarno, lasciamolo stare pure. Insomma, un giocatore che ha fatto 10 gol e 8 assist. Là per Sarno ci vogliono sempre due palloni in gamba. Per cui lasciamolo perdere. Ieri sono scesi quei giocatori in gamba ed era opportuno che facessero la loro partita. Ancora una volta abbiamo fatto delle cavolate, specialmente in difesa. Qui è De Zerbi che ci deve iniziare a dire: chi mi deve proteggere la difesa? Se questi difensori, è il caso che rimangono a Foggia, oppure è il caso che iniziamo, visto che ormai siamo fuori, è il caso di fare una rifondazione, io direi, sia a livello societario, ti dico, a livello di squadra. Ti dico, perché Mario, ti dico, a proposito di queste ultime tre giornate, perché credo che il tuo riferimento fosse alle ultime tre giornate di campionato, per intenderci, stai dicendo: cominciamo a guardare al futuro, vediamo anche il materiale umano che abbiamo visto. Logico. Ti dico però che De Zerbi oggi in conferenza stampa, noi lo sentiremo in un passo anche abbastanza lungo sul futuro, però tra le tante cose dette nel corso della conferenza stampa di oggi ha chiarito un concetto: giocheranno in queste ultime tre partite
i migliori, cioè quelli che finora hanno giocato, hanno tirato la carretta, perché io ho l'obbligo, ha detto De Zerbi, di giocare con la migliore formazione possibile. Lo ripeto, abbiamo da vincere le prossime tre partite. Questo, insomma, in sintesi, sì, però, quanto però, detto da De Zerbi, che va per certi versi a, tra virgolette, smentire quella che è la tua tesi, no? Di far giocare, che ne so, qualche giovane che non allora, abbiamo visto. Allora, fino... rifacciamo l'errore che abbiamo fatto l'anno scorso. Quando io dicevo, visto che c'era qualche giocatore che ormai aveva tirato la carretta per tanto tempo, era opportuno che si sedesse in banchina. Ora, se tu hai degli elementi nuovi che possono esserti utile, io direi che in questo momento tu li devi provare. Tanto ormai quel posto in classifica non te lo toglie più nessuno. Che invece di tre vittorie io mi prendo tre pareggi, ma almeno ho la possibilità di provare. Sto Leonetti, se è il caso di tenerlo o mandarlo via. Sto il centrocampista, come si chiama? Quinto. No, che Quinto, per piacere. Sicurella, se è il caso di tenerlo o mandarlo via. E così via tutti gli altri ragazzi. Io non dico che devi cambiare totalmente, ma almeno metti questi elementi che si sono distinti, se è il caso di tenerli. Altrimenti qui rischiamo di fare lo sbaglio che è stato fatto l'anno scorso. Hanno continuato a giocare gli stessi, abbiamo rimediato delle magrissime figure da questo punto. Ecco perché io vengo a chiedere all'amico De Zerbi. Io ieri ho visto costantemente la nostra difesa infilata paurosamente in verticale, quelle famose verticalizzazioni che io chiedo da tanto tempo e avevo chiesto qui in questa trasmissione all'amico De Zerbi. Bello il tuo gioco, però devi verticalizzare. Noi paghiamo le non verticalizzazioni anche del gioco di De Zerbi. Il problema è uno: se io continuo a far giocare qui, continuo a far giocare Agnelli, continuo a far giocare, allora questi altri che li tengo a fare? Che li ho presi a fare? Questo punto. Ma in Foggia a fine ieri si stava giocando qualcosa di importante. Ma io lo so, ma ha finito l'avvole. Se Quinto non è in condizione di poter scendere in campo, tu hai Sicurella che male non ha fatto quando è sceso in campo. Anche ieri ha avuto un buon impatto. Io dico la verità, stanno alcuni giocatori che secondo me, io capisco che tu devi rispettare le gerarchie, però, come dire, a un certo punto, visto che ormai siamo fuori, con mio sommo dispiacere, perché voi lo sapete, io sono stato sempre quello che ci ho creduto, sono stato sempre quello che ho mirato al famoso terzo posto. No, hai mirato anche al primo. Io a un certo punto, sì, però ho mirato, diciamo, il mio sogno era il terzo. Ci abbiamo creduto il terzo posto. Adesso, nel mio modo di essere, è questo. Io ho la fortuna in questo momento di poter riprogrammare. Sì, ecco, allora non anticipiamo i temi, poiché ho letto già qualche sms. Mi fate salutare intanto tutti i nostri amici che ci seguono attraverso miticochannel.com. Sono tanti e sono sparsi in ogni parte d'Italia, ma non solo. Saluto anche l'amico Biagio Porricelli che consente che tutto questo sia possibile. E allora andiamo da Lino Mongello e da Gino Vinciguerra. Lino, la sensazione però ieri è che era una squadra sicuramente con assenze importanti come Sarno e Gigliotti, una squadra che è arrivata anche incerottata alla partita con Lecce, perché insomma Iemmello, tant'è che non ha giocato dal primo minuto, aveva problemi fisici, Quinto ha smaltito, se non sbaglio, i postumi dell'influenza fino a qualche ora prima della partita. Però la sensazione è che era una squadra anche mentalmente un tantino scarica. Secondo te ha potuto incidere, per esempio, il risultato del Matera sabato o credi di no? Carmine, sicuramente i risultati di sabato hanno inciso notevolmente sul morale dei giocatori. Però c'è da dire un'altra cosa. Il Lecce ieri ha disputato una grande partita. Ha fatto un pressing a tutto campo che ha messo in difficoltà il Foggia, il portatore di palla. È l'unico modo per mettere in difficoltà il Foggia è quello, aggredire il portatore di palla, aggredire i centrocampisti. Il Foggia è stato in difficoltà a centrocampo e anche in difesa, dove qualche errore di Potenza è stato ancora, diciamo, poteva essere ancora determinante, ma non è per dare la croce addosso a Potenza. Purtroppo il ragazzo era in condizioni fisiche non al meglio. Anche Potenza, forse. Esatto, e perciò non è che uno vuole dare la croce addosso a Potenza, per carità, però... diciamo che a questo punto forse era il caso di rischiare un giocatore
e magari pronto fisicamente al 100% anziché un Potenza non al meglio della condizione, ma questo col senno del poi è sempre tutt'altro da dire. E per quanto riguarda la partita, sicuramente il Foggia poi non è sceso in campo concentratissimo, evidentemente, come dicevamo prima, il risultato del Matera, che poi tra l'altro era prevedibile, ma non perché ci siano state le combine come prima si voleva far intendere, assolutamente, questo non esiste. Pure perché poi alla fine Benevento e Salernitana con le rispettive sconfitte hanno lasciato immutato il divario. Però mettiamo il caso che il Benevento avesse vinto. Altro è una provocazione, è chiaro che siamo i primi, che siamo guai se non. Ma assolutamente io non credo che il Benevento perdesse di proposito per evitare il Foggia. La dimostrazione che hanno esonerato l'allenatore. Non esiste proprio, assolutamente. E la forza della Juve Stabia comunque non è che la scopriamo oggi. La Juve Stabia in casa poi è una signora squadra, ha giocato sempre bene. Gino, dove si trovano adesso gli stimoli per questi ultimi 270 minuti di campionato? E presente comunque sugli spalti, certamente, altrimenti non inizia la partita. Se non ci sto io, non inizia la partita. Io dico che il sogno è svanito. Abbiamo fatto un ottimo campionato, ma non a Lecce. Il sogno era perciò dico, volevo arrivare a questo. Dico, noi non abbiamo perso ieri, cioè, quello che è successo è qui stesso, l'abbiamo detto in più di un'occasione. Che purtroppo le sconfitte di Martina, le sconfitte di Melfi, Savoia, Catanzaro, insomma, abbiamo. E poi, guardando alla stessa giornata, girone di andata, girone di ritorno, noi abbiamo 6 punti in meno, e soprattutto fuori casa. Io proprio qui dissi che avevo fiducia perché il Foggia aveva una partita in più fuori casa, da giocare fuori casa. E siccome si stava esprimendo ad ottimi livelli proprio fuori casa, abbiamo perso qualche punto in casa. Poi, al di là e di questa qualche metamorfosi, purtroppo, purtroppo, poi le squadre ti cominciano anche a prendere in una certa considerazione, ti aspettavano e quindi non era più il caso che ti affrontavano a viso aperto. Era un gioco diverso, nel girone di ritorno hanno capito che il Foggia aveva queste caratteristiche e magari qualche allenatore, così come è successo ieri proprio a Lecce. Io dico che ieri è pesata moltissimo perché il Foggia aveva una grossa responsabilità, cioè quella di voler veramente scrivere qualche cosa. Purtroppo non ce l'ha fatta, abbiamo fatto forse la peggiore prestazione, secondo me una delle peggiori fuori casa, tant'è abbiamo fatto 2 tiri in porta, però i ragazzi vanno apprezzati, la società va apprezzata. Adesso dove si trovano gli stimoli? Poi mi piaceva fare un riferimento, la Juventus qualche settimana fa ha perso a Parma, ma perché ha giocato con 7 riserve. 7 undicesimi, cambiata la formazione e la Juventus non ha tenuto testa al Parma. Non è che l'allenatore non sappia il valore che hanno i Sicurella e qualche altro. Purtroppo l'allenatore lo sa, se fa giocare sempre gli stessi è perché quelli gli danno certe garanzie, ma non è perché effettivamente. Vabbè, ma c'è questo oggetto misterioso, no? Che era arrivato a Foggia anche con, insomma, se vogliamo, non dico con clamore, però insomma tutti si aspettavano un giocatore diverso che finora purtroppo non ha dimostrato di essere, almeno finora. Parlo di Barraco, ieri ha avuto una grande chance di giocare al primo minuto in una partita così importante. Però vedi, insomma, ieri che si è trovato in quel contesto, purtroppo ha fatto una brutta figura, perché io ritengo che una cosa è giocare in un contesto già affiatato dove c'è Iemmello e Cavallaro e ci inserisci un terzo. Ieri purtroppo tutti e tre, diciamo che erano. Per fare il salto di qualità era un altro giocatore del Catanzaro da prendere, non certo Barraco. Ma non era il salto di qualità, lo fai quando c'hai l'impostazione tecnica. Un giocatore non ti fa una squadra, a meno che non sia il Maradona della situazione. Lo stesso Minotti, insomma, diciamo che ha deluso un attimino perché l'avevamo preso come per il salto di qualità. Per me è un doppione di quinto. Poi alla fine. Per me è un doppione no, di quinto. Secondo me no. Facciamo così, poiché dobbiamo dare la linea ai nostri amici sponsor. E dobbiamo aprire poi una parentesi importante sul futuro, perché sentiremo De Zerbi, commenteremo insieme le dichiarazioni di De Zerbi, ma abbiamo anche qualche notizia sul versante societario, notizia dell'ultimissimo minuto, sperando che questa volta sia buona. Merletti sia diversi, per intenderci. E allora? No, lasciamo stare i merletti. Senza merletti. Scherzi a parte. Che non è la famosa trasmissione Mediaset. Diamo la linea alla pubblicità, poi torniamo, sentiamo De Zerbi, parliamo di quelle che sono le ultime notizie sul fronte societario. A tra poco.
Per rinnovare la tua casa o per il tuo cantiere, oggi c'è Mondo Edile. Ceramica, arredo bagno, pavimenti e tanto altro per soddisfare le tue esigenze. Like the legend of the Phoenix. E da oggi vasi per anziani, gres porcellanato di varie misure e colori per un invidiabile effetto parquet. Tintometro Paulin. I nostri marchi? Per te solo il meglio a prezzi imbattibili. Mondo Edile è a Foggia, in Viale degli Aviatori, al chilometro 3400. Costruiamo il tuo domani, perché da noi è tutto un altro mondo. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Ciao da Raffaella, oggi vi ho portato in un'azienda che da oltre 40 anni è leader nella commercializzazione di automobili e veicoli commerciali. Di chi sto parlando? Ovviamente di Punto Blu. E qui da Punto Blu troverete una vastissima gamma anche di veicoli commerciali. Perché da Punto Blu trovi l'auto che vuoi tu. Salve a tutti, mi trovo in via Montegrappa 94. Ho avuto un problema con la caldaia e molti mi hanno suggerito di venire dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino. Sicuramente non rimarrò delusa, entriamo. Ho avuto un problema con la caldaia e ho bisogno urgentemente di una sostituzione. Molti mi hanno parlato bene di voi. In via Montegrappa 94, dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino, sono rimasta veramente soddisfatta. E se avete problemi di autocertificazione, impianti, termici, potete passare benissimamente dal signor Spadaccino e sarà a vostra completa disposizione. Arrivederci e grazie. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Vista la crisi economica, la ditta Daddario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che offre da anni. Bene, rieccoci in studio. Intanto si sta giocando anche un posticipo di Serie A. Pasquale, vogliamo dare aggiornamento su Fiorentina Verona? Siamo al 54esimo, Fiorentina 0, Verona 0. Si gioca anche in B, anche in B, 68esimo, Entella Provercelli ancora ferme sullo 0-0. E allora, questi i risultati. Parlavamo, prima di andare in pausa pubblicitaria, di queste dichiarazioni rilasciate da Roberto De Zerbi. Io direi che è arrivato il momento di andarcela a sentire, perché insomma dirà cose molto molto importanti. È un blocco di 4 minuti circa, ma è da seguire tutto d'un fiato, perché insomma De Zerbi apre le porte del futuro e invita la società a muovere i passi. Sentiamo il tecnico del Foggia che ha parlato questo pomeriggio nella sala fesce dello Zaccheria. È finito chiaramente, quasi definitivamente, il sogno dei playoff, però
né la squadra, né i singoli e né io abbiamo l'intenzione tra 3 settimane di scappare. Quindi l'intenzione è quella di rimanere, visto che negli ultimi periodi si parla tanto, radiomercato, quello va, quello rimane, quello va via. Non è cambiato niente e ci tenevo a dirlo oggi perché oggi è il giorno zero e spero proprio che si parta da oggi per programmare il futuro. Senza dare ultimatum di tempo, non possiamo neanche arrivare però ai primi di luglio a aspettare che cambino, che cambi qualcosa, e la volontà nostra è di rimanere qua, perché se partiamo oggi o si inizia già da oggi a mettere insieme qualcosa di importante per progettare il futuro, si può veramente fare l'anno prossimo un anno ancora migliore di quello di quest'anno. Non mi aspetto che arrivi un arabo, un russo che faccia cose inaspettate. Non è questione di budget, che uno si aspetta giocatori di Serie A o contratti faraonici. Penso che questa squadra, con 2, 3, 4 pedine giuste e mettendo assieme altre cose che probabilmente quest'anno ci sono mancate, sicuramente quest'anno ci sono mancate, partendo giusto dal primo giorno di ritiro, non mettendo dentro Potenza e Sarno, 2 pedine fondamentali a fine agosto, si possa fare qualcosa di importante. La squadra, perché lo so, perché me l'hanno detto ieri tornando sul pullman, e io aspetto fino alla fine il Foggia. La volontà è quella di rimanere qua. Chiaramente bisogna fare le cose non troppo veloci, ma neanche troppo lente, perché non si può arrivare ai primi di luglio per poter poi programmare o fare, perché ci sono giocatori a scadenza di contratto. Io con Verile non ho niente, non mi sta né antipatico né ce l'ho con lui, però non mi sembravano chiare alcune cose e l'ho detto. Io non ho parlato con nessun'altra squadra ad ora, neanche lo farò prima della fine del campionato, e qualora mi succedesse che qualche squadra, con qualche squadra dovessi parlare, chiaramente prima di tutto viene Foggia, fino a quando si può aspettare. Questa è la mia intenzione. Però vedi, questi giocatori sono qualcuno a scadenza di contratto, qualcuno può essere che chieda un adeguamento, non è cosa che riguarda me, però sono cose che alla fine ricadono su di me, perché un conto è tenere Agnelli quinto, che sono a scadenza di contratto, parlo dall'occo, che sanno come voglio giocare, che so già io quello che possono dare alla squadra, è un conto non averli. I motivi per i quali voglio rimanere a tutti i costi, il primo è proprio perché ho la fortuna, ma l'ho detto dal primo giorno, quindi non sono anche ripetitivo, è di allenare questi giocatori. Sono 3 settimane, cerchiamo di partire subito 3 settimane prima, perché in 3 settimane si possono fare tante cose. Allora, la volontà dei calciatori, quasi tutti, anzi tutti direi, è quella di rimanere. La mia volontà è quella di rimanere, di proseguire, perché anche per il tipo di gioco che facciamo noi, io quando sono venuto qua speravo tutto di passare le prime 3-4 domeniche e poi di fermarmi 2-3 anni. Così parlò Roberto De Zerbi qualche ora fa nella sala stampa dello Zaccheria. Beh, sono dichiarazioni nette, serafiche, precise, chiare,
quelle dell'allenatore del Foggia, che dice chiaramente: io voglio rimanere qui a tutti i costi. È chiaro che la condizione, l'unica condizione che pone De Zerbi, che avete sentito, per me non è un problema di soldi, l'unica condizione che pone è quella di evitare uno smantellamento dell'attuale rosa, perché ha rimarcato, lo ha fatto più di una volta nel corso di questa conferenza stampa, questo gruppo qui con due, tre, massimo quattro innesti, non lo ha detto ma l'ho fatto capire, può vincere il campionato senza passare forse nemmeno per i playoff. Inchiodano per certi versi la società, mettono la società a spalle al muro queste interazioni. Sta chiedendo l'interlocutore, quindi questo è il problema, sta in questi termini. Io mo non sono tanto aggiornato nei fatti del Foggia, però penso che ci sia tornando a quello che dicevi tu, l'altra volta disse: io porto la penna, la carta devono portarla i dirigenti. Questa sera, a modo di battuta, ha detto: stasera ho portato carta e penna. No, non l'ha detto questo fatto qua, cioè non, lo ha detto, non lo abbiamo sentito, ma lo quello ha detto, che ha detto della De Zerbi ha detto delle cose giustissime, perché le squadre si costruiscono prima, si costruiscono, perché in questo momento già si decide chi deve essere confermato, chi non deve essere confermato, con la partecipazione del tecnico, che è una cosa importantissima, in quanto lui darà i giudizi che permetteranno alla società poi di decidere. Però se non c'è l'interlocutore, il problema è tutto questo, c'è l'interlocutore, io me lo chiedo a voi che siete più aggiornati, insomma, non, perché da quello che ho seguito sui giornali eccetera, c'è un po' di confusione, insomma, che non si può far entrare una persona in società che diventa vicepresidente quando poi alle spalle non c'è niente, insomma, quindi mi sa che si improvvisa un pochettino, insomma, non è possibile. Ora mi dispiace per De Zerbi, ma se l'interlocutore lo vuole trovare attraverso queste persone che non hanno le idee chiare, mi sa che la cosa sarà molto, ma molto difficile, insomma. Non ha posto Umberto un ultimatum, però ha detto: non è che posso aspettare. Ha detto le tre partite. Ha fatto intendere nei prossimi 15-20 giorni. Oggi si incontra e si progetta insieme il futuro. Cominciano ad ascoltare la cosa. Lui ha detto: non ho sentito nessuno. Sì. Non parliamo di De Zerbi. Tu hai detto che ci sono delle novità riguardanti la società. Noi dalla società dobbiamo parlare. Certo, è da là che nasce tutto. Adesso parliamo anche delle novità societarie. Allora, io stamattina ho parlato con il presidente Verile, e al momento, quando gli ho posto la domanda proprio precisa: presidente, quando verranno ridiscussi i contratti di De Zerbi, dei giocatori in scadenza, cioè che programmi ci sono? Lui ha detto: al momento siamo fermi perché stiamo cercando di allargare la base societaria, quindi non possiamo promettere nulla a nessuno, cioè non si possono promettere grandi cose. Questo in sintesi, adesso non ripeto le parole precise del presidente, però il concetto è quello. Cioè, al momento in società si stanno ancora guardando attorno e sono stati avviati dei contatti che però al momento non si sono ancora concretizzati. Quindi io spero che il tutto possa concretizzarsi a brevissima scadenza, possibilmente anche prima della fine del campionato, perché le parole di De Zerbi, come hai sottolineato anche tu, Carmine, sono state precise. È un mettere di fronte tutti davanti a delle responsabilità. Cioè, quando un allenatore dice: io non ne faccio una questione di soldi, sono pronto a rimanere a Foggia perché non ho parlato con nessuno e non ho voglia di parlare con nessuno. Lui però aspetta il Foggia. No, io che non aspetto il Foggia. Lui vuole una questione di soldi. Il fatto dei soldi non va proprio detto. Appunto, non ne fa una questione economica. Ha detto che c'è qualche giocatore a cui va fatto un qualche cosa, un adeguamento di certo. Lui, ma lui, lui quello non che non chiede. Non possiamo dire che De Zerbi ha detto che lui non vuole soldi. Non ho capito. No, Peppino, forse hai capito male quello che ho detto io. Ho detto: non ne fa una questione economica, cioè, nel senso che dice: la mia riconferma non dipende da un contratto faraonico. L'ho anche spiegato. Ci ripetiamo: il discorso è De Zerbi vuole l'interlocutore. L'interlocutore c'è. Ora il presidente Verile ha questa forza, in un momento deve cercare altri soci eccetera, però nell'altro momento deve incominciare anche lui a capire che deve incominciare a contattare, deve parlare con l'allenatore, col direttore sportivo e mettere le basi per la nuova società, perché i soci che devono entrare in una situazione già in via di sviluppo,
non è che si può aspettare altra gente che deve entrare per sviluppare un qualche cosa, insomma. Perché la deserba è andato... Sì, ma in questa sarebbe... situazione, nella situazione attuale, però... diventa anche difficile incontrarsi e dire a deserba... Ma sarebbe opportuno. Vuoi rimanere? No. Ok, che squadra vi fate? Beh, questo non lo so, dipende da quanti soci entrano, dipende da chi sono. Diciamo sempre la stessa cosa, io non so per in che condizione sta, se può fare questo ragionamento o non lo può fare. Gli stipendi sono stati pagati. Gli stipendi sono stati pagati, allora, sì, che ci risulta che sia stato rinviato di una trentina di giorni circa la sostituzione delle garanzie per quanto riguarda la famiglia Locampo, mentre sarebbero state rispettate le scadenze relative. Quindi io, ma è stato opportuno far uscire Locampo e per far entrare i fantasmi? Non lo so, ma come è successo sto fatto? Spiegatemelo un pochettino. Allora, a me stamattina gliel'ho fatta questa domanda al presidente, il presidente mi ha detto che è stata una scelta della famiglia Locampo, ah, quella di uscire questo, dal questo un'altra regione. Sono parole del presidente dette ma è al vero questo fatto, è vero. Ma... io prendo atto di quello. Beh, che mi dice queste sono il le parole presidente. Espresse da Verini, l'ho fatto anche qualche giorno dovremmo fa. Dovremmo sentire in Locampo se è proprio così. Tenne quella conferenza. Io devo prendere atto, cioè non posso contestare quello che dice il presidente. Ricordo altre volte. Sono certo che magari qualcuno dei Locampi ci sta ascoltando. Se loro volessero smentire questa cosa. Ma io ricordo l'altra volta che sono venuto. Possono farlo. Scusa, l'altra volta che sono venuto in trasmissione, che stava a Locampo Figlio, era così entusiasta, parlava in prospettiva, eccetera. Come hanno potuto questi signori, anche perché la squadra è andata bene, alla fine, come questa marcia in hanno creato qualcosa. Sono stati costretti ad andare via. Peppino, stamattina, no, io... a domanda precisa che io ho posto al presidente Verile, io gli ho chiesto, ha contattato anche vecchi soci? La risposta è stata no, perché... mi è sembrato scortese contattare delle persone che per loro scelta, visto che hanno fatto dei sacrifici per due e più anni, hanno deciso di fare un passo indietro. Questo è anche vero. Certo, ha detto, se me lo chiedessero di entrare in società sarei pronto a riaccoglierli. Queste sono state le parole del presidente, io ne prendo atto. Certo. Io però, prego Mario, perché io vorrei restare per un attimo sulle dichiarazioni di De Zerbi. Prego, volevi aggiungere qualcosa a quanto... No, io volevo concludere. Scusa Mario, volevo dire, secondo me Verile c'ha qualche cosa alle spalle che lo sostiene e quindi può tranquillamente programmare ed andare avanti, perché non penso che sia una persona che si espone a questa maniera senza avere un costrutto alle spalle. Non ci credo proprio, sei, evidentemente chi tu sta alle spalle. L'ottimista per natura. Ma vabbè, il. L'ottimista per natura. Pino, hanno garantito comunque che fino a giugno. La mia paura... Non serve, perché con Casillo noi siamo arrivati a giugno e non ci siamo iscritti. Hai nominato una persona che io ti volevo fare una domanda, Peppino. Io voglio sapere, Pasquale e Casillo. In questo momento di confusione totale, perché io ho paura, io vi dico la verità, io ho paura che noi rischiamo di scomparire. Brutto, rischiamo di brutto, ve lo dico e lo dico ai tifosi, io come persona che tifoso del Foggia, in questo momento veramente, perché io non ho visto mai una confusione così grave come c'è in questo momento. E ha fatto bene l'amico Roberto De Zerbi a parlare in modo crudo e netto. E se vedete dalle parole di Roberto De Zerbi, dovete riflettere quando lui ha detto: io a Verile né l'ho visto e né l'ho mai sentito. Ma non l'ha detto stasera sto fatto. Questo è un fatto che significa che, a mio modesto parere, non c'è feeling tra questo allenatore e questo presidente. Ecco dove nascono i miei forti dubbi. Questa è la situazione. Allora, in questo momento, Pasquale Casillo, scusate se lo ripeto, ma sarebbe disponibile, secondo te, Peppino, a tornare in sella? Io è da parecchio che con Don Pasquale non mi sento, non mi sono visto, però conoscendo il personaggio, secondo me Pasquale Casillo, se potesse, ritornerebbe di corsa, insomma. Ma non in compagnia. No, io gli faccio un invito Don Pasquale Casillo. Don Pasquale Verile, no, è perché poi facciamo confusione. Verile la scorsa settimana in questi studi ha detto: non ho avuto alcun contatto con Casillo, non lo avrò. È stato tranciante. Ma lui non sta dicendo anche questo perché fatto.
diciamo chiaramente, tra Casillo e la tifoseria non è che corrano questi grandi... Ma tutto si appiana, sono i risultati e l'entusiasmo che ti porta Pasquale Casillo. Quello fa addolcire tante cose. Io, scusa Mario, io non è che voglio... con questi dirigenti che hanno portato su il Foggia oggi, perché il Foggia era scomparso e loro l'hanno portato, sono stati, perché ci sta nel mondo del calcio, un po' fortunati, perché senza vincere alcun campionato si sono trovati in giù, perché io ricordo il gruppo di Patano, Trinastica, Bonanima eccetera, e gli altri amici D'Aduzio e l'avvocato Fares, e si sono dissanguati per vincere il campionato di C2, che faceva parte anche dei Zerbi di quella squadra, insomma non è stato un fatto facile. Ora questi qua che hanno portato il Foggia in C1 senza grandi sforzi finanziari. Beh, insomma, è stata presentata una federazione di quasi 700.000 euro per accedere al ripescaggio. Lo so. Però quando vai a vedere quanto hanno speso quei signori per vincere il campionato di C2, non è che sia stato un fatto facile. Con Marino allenatore, che Marino non è un allenatore che guarda la società, anzi dalla bu, perché Marino vuole i giocatori, insomma, quindi sono stati fatti dei sacrifici. Non è un aziendalista, insomma. No, assolutamente. Diciamo che sono stati fortunati, io lo dicevo, questo fatto. Era il momento adesso di fare veramente una porta aperta. Io ho detto che noi non avevamo vinto, ma eravamo stati fortunati, perché ci fa piacere. Ha fatto piacere a tutti, perché tu vedi il Foggia tornare nei professionisti ha fatto piacere a tutti. Per qua abbiamo avuto un ragazzo che è venuto da Milano, che ha messo su 300.000 euro, quindi un grande sforzo l'ha fatto questo ragazzo. Questo ragazzo che fine ha fatto? Rigore sbagliato della Fiorentina, se non vado errato. Di scusa, Pelusi. C'ha l'1,7% delle quote societarie al momento. No. Diamanti ha sbagliato. Ma insomma, scusate, ma lo sviluppo della società com'è avvenuto? A un certo punto. Peppino, fai tornare indietro. Volete ragionare su un fatto. È una trattativa che è finita male, nel senso che forse non è mai partita. Da parte di Verine c'è stato probabilmente un eccesso. Questo di... è stato peggio dalla Planet. Diciamo, è stato peggio dalla Planet, insomma. È stato peggio dalla Planet. Sì, io quando alcuni tifosi mi dissero. Quando alcuni tifosi mi dissero che la sta vicepresidente andava dietro alle porte a vedere chi pagava, chi non pagava, allora dissi, questi sono gente che non hanno la liga, perché un vicepresidente di un certo livello va anche a controllare, ma non lei personalmente, non lui personalmente, manda i suoi giannizzeri a controllare, perché se questa gente è venuta e pensava di poter tirare a fare il Foggia attraverso gli incassi, eccetera, quelle erano i livelli. Verine comunque ha spiegato tutto in una lunga quella conferenza. Quella partiva dagli spiccioli per arrivare a sotto. Era Paperone che aveva conservato la prima moneta. Qui non c'è nessuno. Vogliamo andare un attimo ai nostri tifosi. Ma come si fa a far diventare subito vicepresidente a un posto di Locampo che avevano fatto i sacrifici a portare avanti? Qua c'è una cosa, qua bisogna andare un pochettino. Al quesito che allora se Verine ha fatto un fatto di questo, significa che alle spalle c'è un qualche cosa di concreto. Perché non mi tocco, non mi libero di Locampo. Cosa di concreto tornando, che poi è svanito. No, a quello che dicevi prima, Peppino, sui Locampo. I Locampo avevano manifestato l'intenzione di, diciamo così, alleggerirsi delle quote societarie, non di uscire. Alleggerirsi significa che magari il 33% in quel momento non era più sostenibile per quelle che erano le loro forze finanziarie, magari quel 33% poteva ridursi al 10, all'8, al 12, questo non lo sappiamo. È chiaro che però davanti alla richiesta esplicita di Verile, che ha detto, signori, c'è gente che è pronta ad aprire una nuova era, perché queste furono le parole usate da Verile, il Locampo, così come anche Porreca, così come l'attuale Presidente della Camera di Commercio, così come Pelusi e così come gli altri, hanno detto... noi facciamo un passo indietro per il bene del Foggia, se c'è gente. Quindi questa gente non è che ha fatto una scelta personale, è stato prospettato un qualche cosa che non era vero, insomma. Quindi si è un purtroppo po' questa cosa è risultata, cioè, insomma, non vera. Almeno Don Pasquale è stato lasciato da solo, è stato ostacolato, è stato affondato volutamente, eccetera, insomma. E qua se si va a fare una scelta e si mette in condizione la gente che sta dentro la società, che ha fatto sacrifici, ad uscire perché vede una prospettiva migliore, hanno fatto un passo indietro per favorire il Foggia. Prima di fare queste scelte, insomma, bisogna essere un po' più ponderati. Ecco perché dico che allora Verile alle spalle c'è un qualche cosa di concreto.
Allora, mi fate sentire Gino Vinciguerra e Lino Mongello sulle dichiarazioni di De Zerbi, poi archiviamo anche questo argomento e passiamo alle vicende societarie, perché qualche notizia siamo riusciti a strapparla negli ultimi minuti. Carmine, le dichiarazioni di De Zerbi ci fanno letteralmente capire, così come diceva Mario Marucci, che siamo in notevole difficoltà, perché a oggi ci dovevano essere dei segnali. Non si può fare e incominciare a parlare della società a campionato finito quando devi prospettare già il futuro. E allora, se questo è il discorso, bisogna essere chiari e dire che cosa ci aspetta. Ci possiamo aspettare una squadra di giovani, però c'è sempre lì, c'è sempre lo zoccolo duro che bisogna comunque mettere fuori, il discorso delle fideiussioni, bisogna... Quindi questi soldi la società ce li ha, perché altrimenti noi ci troviamo in un mare di guai. Qua siamo ovviamente sempre a ragionare le stesse cose. Sì, De Zerbi ha detto delle verità, i giocatori aspettano ancora i contratti. Infatti, quando ci fu quella famosa diciamo litigata tra virgolette tra il Locampo e Di Bari, che era a Milano, e si pensava, e Di Bari giustamente diceva, Peppi dice io devo rinnovare i contratti, penso a rinnovare i contratti, e Locampo diceva pensiamo a comprare i giocatori. Ma i giocatori senza contratto poi se ne vanno e poi facciamo la fine. Se hanno altre proposte, sì che se ne vanno. È chiaro che hanno altre proposte. Quindi io mi preoccupo di questo fatto, che questi giocatori senza contratto fra poco arriveranno, che finirà il campionato e si accaseranno. La domanda sorge spontanea, direbbe qualcuno. Lino Mongello, De Zerbi non ha posto un ultimatum, però come diceva Peppino Affatato, è chiaro, ha fatto capire 2-3 settimane, il tempo, cioè anticipo, avrei potuto, ha detto nella conferenza stampa, fare queste dichiarazioni dopo la partita con la Paganese, preferisco anticipare 3 settimane, però è chiaro che non posso aspettare a luglio. Ci sono i tempi, secondo te, per mettersi al tavolo sin da adesso con De Zerbi, visto che si continua a cercare insomma aiuti, forze nuove, forze fresche, nuovi soci? Carmine, se non entrano nuovi soci, quelli attuali non credo possano impegnarsi né con l'allenatore né con i giocatori. Tra l'altro, l'ha detto lo stesso Verile qualche sera fa, sempre qui telefonicamente, che i programmi saranno eventualmente rivisti e corretti, ridimensionati gradualmente. Ma questo bisognerà anche vedere poi se effettivamente la società sarà in grado anche di provvedere a presentare tutto ciò che serve per l'iscrizione al campionato. Io mi auguro che questo possa accadere. È normale che De Zerbi deve lasciare intendere di lasciare un tempo a disposizione per eventualmente rinnovare col Foggia, e a lui sicuramente farebbe piacere, perché meglio fare un altro campionato di Serie C con una squadra già assemblata e magari migliorata, che non rischiare ad occhi chiusi di andare pure in Serie B o in un'altra società di C e ricominciare da capo, e magari con i risultati che potrebbero non arrivare rispetto a quanto ha fatto quest'anno. È ovvio che lui desidererebbe restare a Foggia, così come ha detto, con la squadra diciamo più o meno confermata, con qualche ritocco, e puntare anche alla vittoria finale. Questo è logico. Con una squadra... A me preoccupa che il Brescia se ne va in Serie C. Beh, vabbè, questo... E lui è il Brescia, quindi... Non vuol dire anche, vabbè, anche perché... Dico però che non è il Brescia in questo momento che ha messo gli occhi addosso. No, era anche, la mia... Anche ci sono altre poi... società che in questo momento militano anche in Serie B. Una su tutte, la società che più con... diciamo che non c'è stato ancora De Zerbi, ha ragione quando dice io non ho parlato ancora con nessuno. Perché la persona corretta qual è, lui vuole capire, l'ha detto chiaramente, io voglio fortissimamente restare al Foggia. È chiaro. Fa il professionista, fa quello di mestiere, mi fate dire laddove questo. Riscontrasse la non possibilità di rimanere a Foggia, si guarderebbe alle spalle. Una società su tutte è l'Avellino. E nonostante... L'Avellino, per certo, vi dico che è fortemente interessato a Roberto Lizzetti. E nonostante tutte le difficoltà... Poi vi dirò anche qualche calciatore... Nelle mire di chi è finito. Lavorare a Foggia non è facile, non tanto per la piazza quanto per la mancanza di impianti, che sei costretto a girare da una parte all'altra con tutte le problematiche societarie. Non so se avete visto. Però il ragazzo è affezionato a Foggia e l'ha detto a chiare lettere che intenderebbe proseguire il suo rapporto col Foggia e far bene col Foggia. Ti fa rabbia, Carmine, quando vedi, io venerdì sera mi sono visto Bassano Real Vicenza. Il Bassano è primo in classifica nel girone A, è quasi a 2 passi anche dalla Teramo. Guarda, era una partita che non si poteva, un unico tiro in porta hanno fatto sul calcio di rigore,
il Bassano ha vinto. Meno male che Real, porta, il Real Vicenza senza pubblico, c'erano sì e no, c'erano 100 persone. Guarda, quelli sono in lotta per andare in Serie. Ti fa rabbia. Sì, Carpi e quasi anche il Frosinone, insomma, stiamo lì. Però hanno alle spalle delle società solide. Sì, c'è l'allenatore del Bassano, chi è Asta. Allora facciamo così. Qualche notizia di mercato, ecco. Bravo, un giocatore molto seguito del Foggia, che purtroppo ai noi non è di proprietà del Foggia, è Pietro Iemmello. Bene, su Iemmello c'è l'interesse dell'Avellino, del Catania e del Trapani. Sono tre società che hanno già fatto qualche passo in avanti, chiaramente via Spezia, perché lo Spezia detiene il cartellino del giocatore. Iemmello però a qualche amico, a qualche diciamo amico foggiano che lui frequenta, ha espressamente detto: mi piacerebbe restare a Foggia. È chiaro che non dipende soltanto da lui, c'è una società che è proprietaria del cartellino, che è lo Spezia, ci sono delle richieste di altre società, qualcuna come abbiamo detto anche di categoria superiore, e poi c'è da capire che Foggia verrà costruito per il futuro. Ma io ritengo che qualora dovesse restare De Zerbi, quindi significherebbe che la società prenderebbe una piega diversa, diciamo più solida, Iemmello potrebbe essere uno dei giocatori che potrebbe rimanere. Magari si cercherà di convincere lo Spezia, perché no, anche a strappargli una comproprietà. Vabbè, c'è la volontà del giocatore. De Zerbi ha fatto un ragionamento tecnico preciso, da un punto di vista professionale esatto, perché dice: io ho un gruppo già che mi ha dato delle soddisfazioni, io se questo gruppo lo vado a rinforzare, farò un altro campionato di vertici. Quindi non ho fretta per lanciarmi in categorie superiori, se c'è questa non prospettiva solo di salire con il Foggia. Così come ti dico, perché che la Foggia comunque tecnica si starebbe già guardando alle spalle, per quanto sempre se le cose dovessero andare in una certa maniera, perché avrebbe messo addosso gli occhi il direttore sportivo a Caturano, attaccante del Memphis. Ma scusa, se io ma senza le contraddizioni, cioè io mi vado a preoccupare di sostituire De Zerbi quando non ho ancora la forza di mettermi seduto con De Zerbi al tavolo. No, sto parlando l'attaccante. Caturano. Ah, sì, no, avevo capito l'allenatore, no, non avevo capito Caturano. Stiamo parlando dell'attaccante che Caturano potrebbe interessare. Vabbè, quello è Di Bari, indipendentemente da quello. Così come dico che c'è un giocatore del Foggia che è sotto contratto, ma che ha richieste anche importanti in B, ed è Narciso, il portiere. Il direttore sportivo lavori in maniera un po' distaccata dagli eventi della società, eccetera, perché lui deve contattare, deve sapere la disponibilità del giocatore, eccetera, per dare una prospettiva alla squadra, e quindi per poter poi parlare con l'allenatore da un punto di vista tecnico. Mi fate andare, ti chiedo scusa Peppino, mi fate andare dai nostri tifosi, perché insomma vedo che si sono infiammati. Si sono infiammati, mi fa piacere anche dire che ci stanno seguendo tramite streaming da Mitico Channel, e arrivano anche delle domande tramite Mitico Channel. Al dottor Marucci anche, però basta parlare. Allora, un paio di messaggi come carne al fuoco. Risulta a questo nostro telespettatore che i Locampo avevano chiesto di ridurre le quote, ma è stato fatto di tutto per buttarli fuori. E adesso non rientrano. Sì, non so che l'ha detto, è anche arrivato qui. Come ce n'è un altro che recita: fiduzione a tutt'oggi non pervenuta ai vecchi soci. Qui si parla solo degli stipendi, ma le fiduzioni? A me risulta che più che i vecchi soci c'è stato, diciamo, un rinvio per quanto concerne la sostituzione delle garanzie fiduciarie per i Locampo, mentre sarebbero state soddisfatte quelle di Miccoli, Porreca e Pelusi. Olli, ancora. C'è un nostro telespettatore di Mitico Channel che ci chiede: ancora il problema delle strutture, dove allenarsi? Non ci sono campi utilizzabili a Foggia, neppure nelle strutture private? Questo è un altro tema che ha toccato De Zerbi nella conferenza stampa. Ha detto: è chiaro che ci serve anche una struttura. Insomma, sì, ma questo era un problema che avevo risolto, perché noi avevamo fatto un accordo con il Lucera, tenevamo il campo comunale del Lucera, ho fatto la convenzione con il comune di Lucera. Avevamo la piena disponibilità del campo di Lucera per gli allenamenti e per svolgere le attività di puro settore giovanile.
era un connubio che si era creato molto bello, però purtroppo gli ostacoli che si sono sempre economici che si sono sovrapposti hanno impedito questo fatto qua, perché noi tenevamo tutte le squadre che giocavano a Lucera. E nel contempo avevamo fatto una squadra di promozione per il Lucera e una squadra di puro settore giovanile. Quella squadra di promozione poi a dicembre sarebbe stata svincolata per intero e la nostra squadra di allievi regionali sarebbe passata a Lucera. Quindi insomma era stato tra virgolette sì, trovato il campo. Il campo e la struttura di Biccheri alle spalle. Quindi il problema l'avevamo risolto senza spendere una lira. Ora il Foggia deve fare questo, deve guardarsi in provincia verso una squadra della provincia che ha queste simpatie dirigenziali con cui si può dialogare. Questo è diciamo, il consiglio che dai al presidente Verini. Questo è il discorso. Torniamo dai nostri amici. Tramite streaming, Sergio Ruggero da Legnago. Che salutiamo, ciao Sergio. Ma di che stiamo discutendo dopo un campionato meraviglioso? Per favore della Martora, cambia, dici sempre le stesse cose. Un saluto al giocatore. Cioè, come si chiama questo amico? Sergio Ruggero, da Legnago ci scrive. Sergio, anzitutto un saluto a te e a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Per te saranno le stesse cose, però devo essere ripetitivo per forza, perché il Foggia quest'anno ci ha fatto divertire, così come ha fatto un grande campionato il suo allenatore. Quindi credo che sia doveroso a questo punto della stagione ricordarlo. Poi se a te non piace, pazienza, insomma. Allora, l'ultimo da Mitico Channel. Ultimo tema emerso ieri, la necessità di tenere De Zerbi e la squadra anche a costo di vendere qualche pedina che abbia un buon mercato. L'importante è non smantellare. In questo le posizioni sono lontane da quelle rispettabilissime del dottor Marucci che parla di rifondazione. Mica il partito politico, no? Marucci forse io reputo. Io faccio un'analisi di tre campionati, ma specialmente degli ultimi due. Questa squadra, volendo ha comunque nel girone di ritorno ha avuto delle defaianze importanti. Sarà un fatto mentale, spero che non sia un fatto atletico, però a questo punto anche l'amico Roberto De Zerbi deve iniziare a porsi delle domande. Noi abbiamo giocatori che hanno la capacità di essere leader in campo, punto interrogativo. Se lui è convinto che questi giocatori hanno questa capacità, li tenesse se rimane a fondo. Io dopo di due anni in cui ho visto questa calo di concentrazione, questo non so come definirlo, mi iniziano a venire i dubbi. Io parlerei di rifondazione. Io invece di dire che ci servono 2, 3, 4 elementi, io parlerei di 5, 6 se non 7 elementi. Perché i soci? No, i soci basterebbe uno buono. Uno buono. Però se noi parliamo di là, se no non partiamo di là. Spero che le parole dell'arabo e del russo siano. Mario, il momento che De Zerbi parla di 4 elementi, significa che 7/11 vuole confermare di questa squadra. Ma tutti questi cinesi, thailandesi, indonesiani che stanno già via, qualcuno di questi un po'. Facciamo l'invito. Ma quali interesse può avere? Mitico Channel, cinesi, indonesiani, thailandesi ricchi, venite a forza. Quali interessi può avere uno dal nord a venire a Foggia se non c'è degli interessi nel territorio? Qua c'è stato un periodo che il presidente della Roma si è interessato a Foggia come senso. E poi ha fatto il business con Pringazzo, tutti i giocatori, ma è venuto a Foggia perché voleva fare il business dell'aeroporto. No, fatto della fogliatura, che voleva fare, della bonifica che andava fatta qua c'era un progetto enorme, quindi aveva messo gli occhi su questo grande progetto. Tutte le righe fognate che sono state fatte,
E lui aveva, se non c'è questo interesse, ma chi viene qua? Perché dice Troisi è un bel ragazzo, ma non ho capito. Cioè, se non c'è un interesse sul territorio, l'imprenditore che non ci viene. Insomma. Cioè, questo è comunque è vero, al di là di quelli che sono gli interessi industriali. Però c'è tanta gente che ha avuto in passato interesse in questa città, in questa provincia, ma non ha dato niente al territorio. Ma ti devi guardare nel territorio, devi fare. Avere la forza mentale di portare 30, 40 persone che si possono tassare di una certa cifra che non incide sul patrimonio dell'azienda, sul patrimonio personale, che ogni anno si devono tassare. Quindi tu sei per le cordate stile Manfredonia ai tempi di Riccardo. Ma bisogna trovare la persona che è capace di catalizzare questo fatto. È l'unica soluzione, perché se non c'è, trovare la persona. Ma quante volte è stata percorsa, trovata questa strada, ma non si è mai insomma giunti a i tempi di Fece, i tempi di Don Mirio Sarosi, ma stiamo parlando di 50 anni fa, altri tempi, altri uomini, altri interessi, altro momento storico della, con 60 aziende che aveva interesse sul territorio, e questo è tutto il discorso. Allora facciamo così. Torniamo dai nostri tifosi, perché ci hanno rimproverato dicendo che non gli diamo lo spazio adeguato, gli chiediamo scusa, torniamo dai nostri tifosi, poi ci fermiamo, poi ultimissime societarie, quiz, metteremo in palio una bella piscina di foto. Una notizia dell'ultimo momento sulla società. La daremo dopo la pubblicità. E mo ci fui morire. Allora. Allora, tra spero che sia positiva, bebì. Signori, non vi lascio immaginare qua che cosa sta succedendo. Arrivano centinaia di messaggi. Questo però è un buon segno, vuol dire che ci seguono tantissimo e noi li ringraziamo. Allora, se tu sei seguito è pericoloso. Ci sono i nostri tifosi Doc, Alfredo e Pina. Marucci, ma che dici? Critichi solo la squadra. Va bene, così siamo fortissimi. Grande Foggia. Come si chiama? Chi sono gli amici? Pina e Alfredo. Pina e Alfredo, che gli voglio bene, ci mancherebbe. Che sono amici suoi, perché sicuramente. Non lo può darsi, ma no. vi dico questo. Voi siete dei buonisti. Per ottenere risultati il buonismo non serve. Bisogna essere essenziali, drastici e perseguire un obiettivo. Allora, con questi giocatori, come li abbiamo noi adesso, noi quell'obiettivo della promozione diretta non lo possiamo raggiungere. Ancora dai nostri amici. Come si fa? Altre società hanno un solo imprenditore: Cosenza, Matera, Melfi, Messina. A Foggia non siamo buoni neanche in 10. E ci dice vergogna. Questo è un problema cronico che ci portiamo dietro. Allora, un po' di amarezza per come è andata la partita con il Lecce. Peccato, ci siamo illusi. Questa volta, se non stiamo attenti, partiamo dalla promozione. Insomma, cerchiamo di essere un po' positivi e ottimisti. Insomma, noi vogliamo che il Foggia costruisca sin da subito, da dopodomani, una squadra in grado di recitare un campionato di vertice già nella prossima stagione. Quello che abbiamo purtroppo soltanto sfiorato quest'anno, ci piacerebbe insomma sognarlo e raggiungerlo l'anno prossimo. Una domanda: chi ha paura del ritorno di Casillo? Ci dice questo telespettatore, però credo si dà anche la risposta. Stiamo perdendo tempo. Si dà anche la risposta. Magari tornasse, ci dice Francesco. Credo che comunque stiamo parlando di fantacalcio, sì, sotto questo punto di vista. Non è detto, caro. Allora, nome di Caturano. Allora, ciao Carmine, hai fatto il nome di Caturano, ma secondo al Foggia servirebbe anche Paride Pinna. Paride Pinna è il terzino che è stato per qualche giorno. Poi, che dopo non si è capito perché si è mandato. Anche se, oddio, il suo allontanamento è servito a scoprire Agostinone in quella posizione, ha fatto un campionato eccezionale. Il buon Pino Agostinone. Allora, abbiamo altri messaggi, altrimenti diamo la linea pubblicità, poi chiudiamo con la società, le notizie che auspicava. No, io mi preoccupo, gli amici ancora muoiono, hai capito? Addirittura, sta facendo gli scongiuri, Marucci sta facendo gli scongiuri, sta toccando ferro. Pubblicità, poi daremo la linea a voi da casa per aggiudicarvi una maglia del Foggia messa in palio da Moda per Due a Foggia in via Lucera 97. Pubblicità, tra pochissimo, gran finale, notizie anche sulle vicende societarie. Oddio, la trasmissione... Diciamo che l'abbiamo fatta più che altro su questo, perché ormai c'è da capire il futuro del Foggia. A tra poco!
Per rinnovare la tua casa o per il tuo cantiere, oggi c'è Mondo Edile. Ceramica, arredo bagno, pavimenti e tanto altro per soddisfare le tue esigenze. Like the legend of the Phoenix. E da oggi vasi per anziani, dress porcellanato di varie misure e colori per un invidiabile effetto parquet. Tintometro Paulin. I nostri marchi? Per te solo il meglio a prezzi imbattibili. Mondo Edile è a Foggia, in Viale degli Aviatori, al chilometro 3400. Costruiamo il tuo domani, perché da noi è tutto un altro mondo. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Ciao da Raffaella, oggi vi ho portato in un'azienda che da oltre 40 anni è leader nella commercializzazione di automobili e veicoli commerciali. Di chi sto parlando? Ovviamente di Punto Blu. E qui da Punto Blu troverete una vastissima gamma anche di veicoli commerciali. Perché da Punto Blu trovi l'auto che vuoi tu. Salve a tutti, mi trovo in via Montegrappa 94. Ho avuto un problema con la caldaia e molti mi hanno suggerito di venire dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino. Sicuramente non rimarrò delusa, entriamo. Ho avuto un problema con la caldaia e ho bisogno urgentemente di una sostituzione. Molti mi hanno parlato bene di voi. In via Montegrappa 94, dal signor cat leader Giuseppe Spadaccino, sono rimasta veramente soddisfatta. E se avete problemi di autocertificazione, impianti, termici, potete passare benissimamente dal signor Spadaccino e sarà a vostra completa disposizione. Arrivederci e grazie. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate Daddario, è un investimento sicuro. Vista la crisi economica, la ditta Daddario SRL di Foggia ha deciso di scontare di 200 euro il costo base delle sue porte blindate, mantenendo lo stesso indice di qualità per garantire sempre al meglio la sicurezza che offre da anni. Network Consulting Italia, una mano amica per aiutarti a crescere. Implementazione di sistemi di gestione per la qualità UNIEN ISO 9001-2008, di gestione ambientale UNIEN ISO 14001-2004 e di regolamento EMAS, di gestione per la responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la norma SA 8000, per la gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e in tanti altri settori. Accompagniamo l'azienda all'applicazione delle nuove tecnologie. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 04 84. Fax 0881 20 04 84. Una mano per crescere. Attenzione Peppino, che continua a essere un vulcano in eruzione. Che... Ah,
L'avevamo dimenticato un Peppino così, così in forma. È pirotecnico, è caricato a pallettoni stasera. È pirotecnico Peppino. Che cosa è finito? Hai detto allora, una cosa e finito, vabbè. Quello da Mannuzzo, settore giovanile? Settore giovanile. Perché questa squadra, vai a vedere i giocatori determinanti chi sono, è chiaro. Ma li devono sostituire, perché questi qua può darsi, mi auguro per esempio che per Pira questo che abbia mercato e abbia delle prospettive diverse. E allora le... Mi dispiace per Agnelli e Quinto perché hanno anche una certa età, però hanno dato moltissimo in questi anni a Foggia. Certo. Beh, ma non si molto, potrebbe ricostruire attorno a loro, hanno dato molti, ma quello che sta dicendo De Zirbi, cioè lo zoccolo duro ce l'ho, ho bisogno di quattro giocatori, certo, e la squadra è ultra competitiva. Altri messaggi Pasquale, da, perché vedo che ne arrivano, li sto filtrando, Camino, tantissimi, eh. Allora, allora no, no, l'ultimo al volo, caro dottor Marucci, sei l'unico che lotta per Casillo. Mi associo per il bene della squadra e della città, Pasquale da San Marco la Catola. Ah, beh, altro amico di Marucci sarà. Però di contro, Casillo vada a combattere San Giuseppe e poi su Piano, con il Foggia è chiuso, con lui neanche se ci porta in A. Vabbè, questi sono gli umori dei nostri tifosi. Allora, ma io stiamo capisco... parlando, ripeto, di fantacalcio, di una persona che appartiene al passato del Foggia. Sì, ma dico, ma vogliamo parlare delle cose che ci dici su questa stessa città? E allora, passiamo invece a quelli che sono argomenti freschi di serata. Pare, come al solito, quando si parla di società, il condizionale... Ah, quindi c'è Narciso? È d'obbligo. C'è? C'è Narciso. C'è Narciso? Hai detto che para. Si lavora, facciamo così, senza pare, perché la notizia pare tenna. Che sia, a proposito di pare, concreta. Si lavora su quattro tavoli. Sì, là stava scritto Arbeit macht frei. Mi lasci parlare. E allora, si lavora su quattro tavoli. Uno è quello, insomma, che conosciamo tutti, l'abbiamo anticipata settimane fa questa notizia, di un gruppo di imprenditori agricoli dei Cinque Reali Siti, quindi provenienti da comuni come Ordona, Stornati, Ortanova, che continuano a manifestare il loro interesse, ma si tratta di un gruppo che potrebbe dare una mano al Foggia, ma limitarsi a quello. Ma si porteranno anche i siti appresso. Ma si limiterebbe a quello, non andrebbe oltre, nel senso che stiamo parlando dell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro, però chiaramente bisognerà poi continuare a cercare nuovi soci. Questo è il primo La notizia dell'ultima ora invece che abbiamo raccolta, non mi guardare così perché sei inquietante con quello sguardo, riguarderebbe l'interessamento di un imprenditore del nord alla Foggia. È chiaro che quando si parla di imprenditore del nord, le scottature, insomma, visto quello che è accaduto di recente, chiaramente la gente comincia ad essere titubante. C'è però altro interessamento, qualcosa sembra che si stia muovendo nelle ultime ore, riguarda il tessuto locale, cittadino e della provincia di Foggia, di gente che sarebbe interessata alla Foggia. E ci sarebbe anche un imprenditore foggiano, forte, noto, con il quale i dirigenti avrebbero intrattenuto qualche discorso che potrebbe portare nei prossimi giorni a qualcosa di più concreto. Non facciamo nomi perché ci è stata chiesta massima riservatezza, ma si tratta di un imprenditore forte. Scusa, di Foggia. La riservatezza te lo vengono a dire a te che fai il giornalista e ti sei riservato. No, no? Tu non è devi dire la fonte, tu non devi dire la fonte, ma tu fatto le dici. Infatti, è stato detto: c'è un imprenditore del tessuto provinciale interessato in maniera forte al Foggia che potrebbe essere convinto alla fine a dare una mano al Foggia. Ma questo fa capo a un altro avvocato. Tutto però, non ci sono avvocati di mezzo in questa meno male, situazione, ma tutto basta, però è, basta, dovrebbe diciamo, trovare una via d'uscita entro la fine del mese, quindi entro la fine del mese. Qualcosa potrebbe accadere. È chiaro che se davvero entro la fine del mese qualcosa accade, a quel punto ci si può mettere al tavolo con De Zerbi, si può chiamare Agnelli, si può chiamare Quinto, si può chiamare Iemmello, Caturano, Peppino Affatato e Mario Marucci. Cioè, voglio dire, cambierebbero tutti gli scenari. Però tutto è condizionato all'esito positivo di queste tante trattative che sono adesso sul tavolo di Verile e Company, che stanno comunque... Quindi non c'hanno tempo di parlare con De Zerbi perché sono impegnati... In questo momento credo che sia... Non dico inutile parlare con De Zerbi, ma chiaramente De Zerbi cosa vai a dire adesso?
è una società che non c'è. Tra qualche giorno potresti dire a De Zerbi: abbiamo un progetto, un budget di 3 milioni di euro. Ma io per non il dicevo seriamente campionato. Che devono parlare con De Zerbi, dicevo sul fatto che sono troppo impegnati per parlare con De Zerbi. Non in questo momento sì, perché stanno al lavoro vecchi e nuovi soci per diciamo trovare una soluzione, perché poi alla fine. Ma chi sono questi vecchi soci che stanno in società? No, vecchi soci in società in questo momento non ce ne sono. Però magari potrebbero muoversi in maniera diversa per dare una mano in altre forme, chissà. Qualcosa. Certo è gente che vuole bene al Foggia e che qualche soluzione potrebbe studiare, provare. Il discorso parte da De Zerbi. De Zerbi dice: io ho già la squadra, la devo solo rinforzare. Così era la il società. Discorso di De Zerbi è giustissimo. Ma così era la società, la società. Però adesso con De Zerbi non ci può andare a parlare nessuno, né Verile e né altro. Non sto dicendo. De Zerbi non ha detto che deve smantellare la squadra, ha detto su questa squadra si può costruire un qualche cosa di positivo. 3-4 Ma non possiamo parlare di squadra la se non parliamo prima di società. Già c'era, andava solo rinforzata. Perché l'hanno smantellata? Ma il problema è che questi adesso, proprio che hanno smantellato la compagine società, se non la ricompongono con De Zerbi non può neanche parlare con De Zerbi, con i giocatori, non c'è niente. Sto dicendo il fatto della società, ma si smantella la società e non hai delle prospettive. Questo lo devi chiedere alla presidenza. Perché finiscono i soldi, perché sono i soldi che mancano. Quando vanno in conferenza stampa aprono la bocca. Non è assolutamente così. No, io non sto dicendo a te. Dovete essere efficaci, dovete fare le domande giuste, dovete metterli in difficoltà. Ti posso garantire che è stato fatto. Viene fatto continuamente, non solo da me ma da parte anche dei ma mi sembra che voi siete che fanno bene loro. Mi siete che a casino lo buttavate giù a te, non dico te o la maggior parte, e qua siete troppo buonisti, come dice Mario Marucci qua. Vogliamo aprire la linea, perché è arrivato il momento anche di sentire qualche nostro amico telespettatore che vuole partecipare al quiz, aggiudicarsi una t-shirt del Foggia Calcio messa in palio da Moda per Due a Foggia in via Lucera 97, e perché no, esprimere anche la propria opinione, il proprio parere, la propria valutazione su quello che è il momento del Foggia. 0881 71 21 91, non so se abbiamo in linea già qualche tifoso. Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare? Nel frattempo Michele da Carapelle. Buonasera Michele, hai seguito la trasmissione? Sì, tutta, la seguo sempre. Grazie Michele. Vuoi esprimere una tua valutazione su quello che è il momento del Foggia? C'è delusione per i playoff che sono sfumati, ma adesso insomma si guarda al futuro. Io vorrei essere tanto ottimista, perché purtroppo viviamo in una situazione difficile. E allora vorrei essere ottimista e sperare in un futuro più roseo. Certo. Allora, immagino che tu abbia chiamato principalmente per aggiudicarti una maglia del Foggia, una t-shirt del Foggia, sì, una t-shirt da passeggio. Interagire con voi. E allora, sabato il Foggia affronta lo Zaccheria La Regina alle 17:30, è una partita purtroppo per noi, insomma, che ha poco da dire, sia per il Foggia che per La Regina, che già retrocessa. Tra l'altro La Regina ha cambiato l'allenatore oggi, ha esonerato l'ex Bari Alberti, squadra affidata a Tedesco, ex tecnico della Berretti. E allora ti chiediamo, caro Michele, c'è un precedente di più che Foggia Regina, Regina Foggia, ed è l'ultimo precedente, se non vado errato, in Serie B. Parliamo della stagione di Serie B 90-91, quella per intenderci della promozione del Foggia in Serie A. La Regina quell'anno retrocesse in Serie C. Il Foggia vinse il campionato, arrivò a Reggio Calabria già certo della promozione, matematicamente promosso, ma nonostante tutto la squadra di Zeman vinse 4-2. Ti ricordi quella partita? Sì, me la ricordo. Te la ricordi? Allora, noi ti chiediamo chi furono i quattro marcatori del Foggia. Allora, abbiamo doppietta di Ciccio Baiano. Prego. Poi quella retrocessa, la Regina.
gli altri due reti non me le ricordo. Non te li ricordi? Un aiuto? Un aiuto è, non è possibile, Michele, ci dispiace. Ti abbiamo dato più tempo magari per documentarti, abbiamo provato a favorirti in maniera diversa. No, non ce l'hai fatta però. Allora, Rambaudi, Baiano e Barone. No, perché non ci fu una doppietta di Baiano. No. Ah, ho capito. Abbiamo provato ad aiutarti, Michele. Carbone, Baiano, No. Adesso basta, perché altrimenti poi sei tu che dai l'aiutino a chi chiama dopo di te. Riprovaci, Michele, ti aspettiamo la prossima settimana. Grazie. Ciao, Michele. Chiediamo chi è particolare, G. Allora, non so se abbiamo... allora, intanto troviamola questa partita, perché mi è venuto un dubbio. Peppino continua nel suo show, insomma, clamoroso, no? Bisogna andare giù. Poi andiamo dai nostri tifosi. Carmine. Se ci fosse stato Ferrero, lo avrebbe assunto immediatamente alla Sampdoria. Sicuramente, insomma. Sai che coppia. Sicuramente. Allora, aspettiamo qualche altra telefonata da casa e cerchiamo di aggiudicarla questa tisceta passeggio del Foggia Calcio. Abbiamo qualche altro amico? Un bel sì, pronto? Ciao Carmine, sono Vico. Vito, da dove ci chiami? Nico. Ciao, da dove ci chiami, Nico? Da Foggia. Da Foggia, allora, i quattro marcatori del Foggia in quel Regina Foggia 2-4. Un aiutino? No. Un aiutino, ti dico che diciamo che qualcuno, l'amico Michele da Carapelle, l'aveva azzeccato. Non la doppietta di Baiano, però. Non fece doppietta Baiano. No, furono quattro i marcatori. Sono quattro. Vai. Barone? Sì? Baiano. Ciccio. Vai, Nico. Chi? Ciccio. Aiutino. Diciamo che segnò un centrocampista e un difensore, dai. Non portare fuori pista i nostri amici. Nico, un centrocampista e un difensore, sì. Veloce, perché dobbiamo chiudere. Ma rigore? No, Nico. Riprovaci. La prossima settimana ti aspettiamo, Nico. Ciao Nico, non so se abbiamo ancora spazio per un'altra telefonata. Rambaudi e Baiano, ok. Diamo già l'aiuto a chi ci segue e chi magari chiamerà tra pochissimo. Rambaudi e Baiano, ok. Mezza maglia, esatto. Poi un centrocampista e un difensore. Regina Foggia 2-4. Sentiamo, abbiamo in linea qualche altro amico da casa? Buonasera. Buonasera, sì. Che voce particolare, direi. Buonasera. Sono Marco da Ortanova. Marco da Ortanova. Ma non è che Michele che ha camuffato la voce? No, sinceramente no. Scherzi a parte. Marco, ciao, da Ortanova. E allora, i quattro marcatori del Foggia. Qui intanto Peppino continua a dare numeri. Tra l'altro, De Pista. Barone Onofrio. Sì. Al nome e cognome. Baiano Francesco. Sì. Grandini. Sì. E Rambaudi. Bravissimo. E allora puoi lasciare i tuoi dati in regia. Insomma, ci sono volute tre telefonate. La maglietta senza maniche. I nomi di battesimo, si chiamano gli altri. Gli altri due nomi di battesimo, Gualtiero, Grandini e l'altro che era Roberto Rambaudi. Io vi dico però che su Mitico Channel l'hanno indovinata prima, L'hanno indovinata perché prima. I nostri telespettatori la partita che tanti tifosi ricordano. Vito! No, Marco, vuoi dire qualcosa sul momento del Foggia? Che cosa pensi per il futuro? Penso che l'anno prossimo De Zerbi deve rimanere per forza con noi. Certo, è importante. È importante per una buona base. Certo.
Marco, lascia i tuoi dati in regia, puoi ritirare qui da noi il buono per recarti da Moda per Due a Foggia in via Lucera 97 e ritirare il premio che hai meritatamente vinto. Non era facile azzeccare Grandini. Ah, Grandini, sì. Grazie Marco, buonanotte, continua a seguirci. E allora, non ero sicuro, abbiamo ancora altri messaggi, se facciamo in tempo al volo ne leggiamo qualcuno, poi dobbiamo vedere le grafiche e chiudere perché siamo in ritardo. Pasquale Bonfiglio. Sì, c'è un messaggio, lo leggo così come viene. Sono uno degli imprenditori interessati, ma io investo per il settore giovanile. Basta forestieri incapaci e che pensano solo ai soldi. Ci vuole cuore, passione e basta forestieri mercenari. Beh, insomma, questo potrebbe essere davvero un imprenditore. Dice di essere, almeno noi prendiamo per buono quello che lui dice, di essere uno degli imprenditori interessati al Foggia, più che altro interessato però a costruire partendo dal settore giovanile. Allora, un altro, purtroppo Foggia ha perso pure l'immondizia, sono dovuti arrivare i baresi per pulire la città, purtroppo i Locampo sono stati lasciati soli, comunque grazie. Ora dobbiamo aspettare i Matarrese per il calcio? Beh, credo che i Matarrese la loro esperienza del calcio l'abbiano esaurita vendendo il Bari a Paparesta o a chi deve. Già hanno fatto per il Foggia, quando ci regalarono Petruzzelli, e Fasoli. Fasoli. Il combattimento di Velli, Peppino, cosa ridi a fare? Ci chiede un tifoso in dialetto che oggi è il tuo compleanno. Il mio compleanno? No? È già passato. È già passato? E allora ha sbagliato data. Allora se abbiamo altri messaggi, altrimenti aspettiamo i Papareste. E dobbiamo ricordare al signor Affatato che Casillo ha terminato, ha visto la fine del calcio foggiano. Ci dice che è finito il calcio a Foggia. Vabbè, non c'è stata con Casillo al campionato di Serie C. Ma allora, questo lo so perché è avvenuto sulla mia pelle che io sono rimasto fino all'ultimo giorno in società. No, abbiamo le grafiche, vediamo prima le grafiche, volevano già sfumarci, ci hanno provato, ci provano sempre però, E allora, le grafiche prossimo turno, poi vediamo, anzi facciamo così, vediamo prima la Serie D, che cosa è accaduto in Serie D, poi andiamo al prossimo turno, lo ripetiamo, purtroppo le ultime tre giornate di campionato hanno poco da dire per quanto riguarda il Foggia. La Serie D, Andria Manfredonia 2-0, Arzanese Gelbison 3-2, Brindisi Scafatese 3-2, a Gallipoli Cavese batte Gallipoli 2-1, a Grottaglie Taranto batte Grottaglie 1-0, Monopoli batte Bisceglie 5-1, Pomigliano Francavilla 0-0, vittoria incredibile del San Severo anche a Potenza 2-1, un San Severo che non si ferma più. Magari di questo passo poteva lottare per i playoff se si fosse svegliato. Sarnese Puteolana 2-2. Vediamo la classifica com'è cambiata. Dopo 31 turni di campionato, l'Andria 69, Taranto 64, tagliato fuori dalla lotta per il primato il Potenza. Qualche piccola speranza ce l'ha ancora il Taranto, ma ritengo insomma che l'Andria sia prossima a tagliare il traguardo della C unica. Le Foggiane invece, Manfredonia e Monopoli a 42, ormai salvo il Manfredonia. Quasi salvo il San Severo che ha 37 punti, 5 punti di vantaggio sulla zona play-out. Beh, è un bel tesoretto. Basta un punto per la matematica certezza. Vediamo il prossimo turno perché è atteso però da una partita difficilissima. Il San Severo, se non sbaglio, col Taranto. Eccola qua, la grafica San Severo-Taranto mentre Manfredonia-Potenza per i Sipontini. In pratica affrontano seconda e terza le due foggiane. Le altre sfide, Bisceglie-Gallipoli, Cavese-Andria, Brindisi-Pomigliano, Francavilla-Arzanese, Gelbison-Sarnese, Puteolana-Grottaglie, Scafatese-Monopoli. Il prossimo turno invece della Lega Pro Girone C. Si giocano tutte sabato, le gare tutte alle ore 17:30. Aversa Cosenza, Benevento Messina, Catanzaro Paganese, Foggia Regina, Ischia Matera, Martina Lecce, Melfi Juve Stabia, Salernitana Barletta, Savoia Lupa Roma, Lamezia Casertana. Foggia insomma proverà, come ha detto De Zerbi, a fare 9 punti in queste ultime tre giornate per vedere, si diceva una volta, l'effetto che fa. Già stanno 0-0. Stanno già 0-0 tutte, sì. Arrivare a 66 e sperare
neanche in un miracolo, in qualcosa di che avrebbe dell'incredibile. Ci sono troppe squadre avanti. Però chiudere in bellezza è l'obiettivo del Foggia, poi magari perché no, togliersi lo sfizio di vincere il derby, ricambiare la potrebbe essere anche il torto subito allo Zaccheria col Bambino. Il campionato, Carmine, potrebbe essere un buon assist anche per qualche imprenditore per ancora indeciso se entrare o meno nel Foggia. Certo. Ma poi c'è l'orgoglio dei giocatori che hanno interesse. Sono convinto che il Foggia ha le carte in regola per chiudere a quota 66, in effetti, anche perché il calendario poi non appare proibitivo. Regina e Paganese in casa e poi c'è questo derby a Barletta che, insomma, probabilmente si affronteranno due squadre che non avranno più nulla da chiedere a 180 minuti dal termine del campionato, ma che comunque non regaleranno niente perché, insomma, immagino anche la settimana precedente ci sarà molta carica da parte di ambedue le tifoserie. Tra un po' linea da Marcorde, si riferisce proprio a Regina Foggia 2-4, giocato nel campionato di Serie B 90-91. Prima però saluto il vulcanico, esplosivo, pirotecnico, Peppino Affatato. Torna a trovarci più spesso, Peppino. No, e tu mi hai invitato e sono venuto, quindi ricordo. Grazie a Umberto Della Marcia. Grazie a te, permettimi di salutare dei tifosi che ci seguono sempre. Certo. Parlo di Massimo, Michela, Luca e Giuseppe, sono degli amici del bar Terzo Millennio che ci seguono sempre. Li saluto. E mi associo naturalmente ai saluti. Grazie a Gino Vinciguerra. Buonasera a tutti i tifosi. Lino, so che già immagino cosa vuoi dire. La Diamond è ufficialmente matematicamente prima. Complimenti alla Diamond. Magari nelle prossime settimane avremo qualche ospite. Era il capitano Nicola Padalino. Nicola Padalino, complimenti alla Diamond. Dice l'anticipo dell'ultima partita di campionato in influente, probabilmente alle 19 o alle 20 in anticipo. Certo, nei prossimi giorni, tra l'altro, altra notizia, sarà intitolato, credo domenica, il piazzale della curva sud, in pratica, quello per intenderci su via Guido d'Orso, alla memoria di Matteo Amoruso, il super tifoso scomparso tragicamente in un incidente stradale. Grazie a Mario Marucci. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Pasquale Bonfiglio. Grazie a tutti prezioso voi. Prezioso al PC, il signore del PC. Oggi non ho potuto tenere contento Lello. Sarà per la prossima volta. Non ho fatto perché non hai tenuto contento Lello? Ne arrivavano tanti, l'ho perso di vista il suo. Questo non si fa, caro Pasquale. Comunque tanti saluti anche dai nostri amici di Mitico Channel. Saluti a tutti gli amici che ci seguono attraverso Mitico Channel, continuate a farlo. Grazie alla squadra tecnica che ha lavorato per noi, a Enzo Mazzaro alla camera, a Nicola Castaldi in regia. Grazie a voi che ci avete seguito anche questa sera. Buonanotte a tutti e sempre forza Foggia. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Con lo spirito di una gara fra Scapoli e Ammogliati, Foggia e Regina hanno salutato la Serie B. I pugliesi per i fasti del massimo campionato, gli Amaranto per tornare nel purgatorio della C1, da dove li aveva strappati 3 anni fa Nevio Scala con una stagione strepitosa. Lo scarso pubblico del comunale poteva logicamente pretendere ben poco da questo incontro, ed è già tanto se il Foggia, alternando momenti di gran gioco a comprensibili distrazioni, ha vivacizzato il pomeriggio con una kermesse del gol. Vanno facilmente in vantaggio i pugliesi all'11° con Rambaudi, al 16° viene espulso Bucaro per fallo su Carbone lanciato a rete e Zeman non ha il tempo di riequilibrare la difesa perché al 19° sempre Carbone trova un buco in area e pareggia. Dopo qualche minuto anche la Regina rimane in 10 uomini per l'espulsione di Poli per un fallo di reazione. Al ritorno dagli spogliatoi il Foggia festeggia la promozione, al 47° Baiano si beve la difesa Amaranto e raddoppia, al 60° la soddisfazione del gol anche per Barone, smarcato in area da Rambaudi. 3 minuti dopo, percussione di Grandini che, favorito da un rimpallo, segna il 4° gol. Spreca ancora favorevoli occasioni il Foggia che al 73° si fa sorprendere a centrocampo da Scienza. L'Amaranto vola verso la porta e batte Zangara. Mondo